Quando il treno era fermo, si è fermato più di una volta in un percorso molto breve da Termini a Ciampino, si è fermato su una linea che non è quella dell'alta velocità, evidentemente perché la fermata di Ciampino, come tutti sanno, quelli che frequentano quel treno, non c'è su quella linea. Ho chiesto se era possibile scendere dal treno perché io avevo un impegno che ritengo molto importante. Si riconsegnava un parco a Caivano alla città, un parco che era stato oggetto di attenzione della criminalità perché si svolgeva spaccio, c'erano episodi costanti di criminalità e non era fruibile alla popolazione. E ero stato invitato dall'Arma dei Carabinieri a partecipare a questo evento, c'erano centinaia di persone, bambini, scolaresche. E ritenevo necessario che lo Stato confermasse la sua presenza, una presenza che era stata per troppo tempo latente, aveva permesso alla criminalità di avere il sopravvento. E quindi ritenevo che la presenza mia fosse una presenza importante, come ho potuto constatare anche andando lì, andando poi in un altro posto, in una scuola che è il Morano, un esempio di gestione positiva di quella formazione che serve a liberare i territori dalla criminalità. C'è la repressione necessaria quando la criminalità prende il sopravvento, come è avvenuto a Caivano con il rafforzamento della presenza delle forze dell'ordine, ma anche una grande formazione. In quella scuola vi si svolgeva spaccio, c'era una piazza di spaccio all'interno della scuola, c'erano presidi abusivi, discariche abusive e oggi grazie alla preside di quella scuola gli studenti sono liberi da un destino infame che è quello di consegnarsi a un modello che è lontano da quello che deve essere garantito ai nostri concittadini anche nelle aree che subiscono, quello è un comune sciolto per mafia, delle criticità eccezionali. Quindi andare a Caivano era un dovere, lo hanno fatto tanti ministri, in primo luogo il presidente del Consiglio e quindi nel momento in cui il treno ha fatto tante fermate, tante soste più che fermate, ho fatto l'assessore ai trasporti della Regione Lazio, conosco le dinamiche ferroviarie su un treno, su una linea molto lenta come quella che si sta percorrendo e ripeto non era all'alta velocità perché era stato deviato, portava 100 minuti di ritardo, ho chiesto se era possibile farlo, risulta essere del tutto lecito, Ferrovia ha deciso di effettuare una fermata accessibile a tutti i cittadini che erano su quel treno, Ed è sceso sono solo lei. sceso. Non so chi altro è sceso, mi risulta che non sono sceso solo io e ho proseguito in automobile. Certo, in passato hanno utilizzato altri metodi per recarsi velocemente sui posti, aerei, Restiamo su questo elicotteri, io punto. ho Lei sa ritenuto benissimo. opportuno.